Qual è la tendenza dei giovani oggi? Qual è la tendenza anche degli adulti oggi? È il non interesse alla cosa pubblica. Gesù il PD? Ma sì. Gesù e Forza Italia? Ma sì. Chi è quell'altro? Sì, ah, Chatti, ma sì, qui dal SEL, ma chi è del SEL? Ma sì, qui da sinistra, che è una po' a sinistra, sì. E la Meloni, là cos'è la Meloni? Ma non so con la Meloni, mi pare che è un altro movimento, ma qui è un po' a destra e qui da destra, sì. Allora, questa confusione ha determinato nella gente un disamore, l'abbiamo già detto in un'altra occasione. Veniamo al Trentino, da alcuni giorni c'è il problema PAT, che sarebbe Partito Autonomista Trentino, e UPT, Unione per il Trentino. Boh. Che differenza ci sarà tra questi due partiti? Me lo sa vedere? Il Carlo Tamanini vi dice careghe, careghe, sedie, sedie, e emolumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Un grande rimedio ci sarebbe, ragazzi. Ah, neanche una lira a nessuno, caro. Chi vuol fare il politico lo fa con le sue scarselle, e non con le scarselle dei lavoratori, e non con i soldi che vengono prelevate a tutta la gente che lavora come i muli, e questi soldi vengono adoperati e sperperati, secondo il mio parere. Allora, l'idea che Telai sia uscito dall'UPT, a me ha fatto un grande piacere perché non so per quale ragione, guardate che non credo di averle parlato una volta, qualche poco, ma epidermicamente l'era Masaviscido, quei tipi che a me non piacciono. Comunque, sono due partiti che dicono la stessa cosa. Mi dite una differenza? Io mi piacerebbe che uno di voi, di quelli che mi ascoltano, mi dicesse qual è una differenza politica. L'UPT vuole le strade più larghe del PAT, l'UPT vuole i parcheggi diversi, l'UPT vuole delle macchine che sono a 6 cilindri e quei del PAT le vuole a cilindro solo, uno vuole andare tutti in bicicletta e quei altri invece vuole andare tutti a piedi, tutti vogliono mangiare Lugane e quei altri invece vogliono mangiare Canederli, voglio dire, ragazzi, i problemi del Trentino sono uguali oramai per tutti, quindi io auspico veramente che facciano un unico partito, UPT o PAT. Per l'abitudine, per la gente del Trentino, credo che forse PAT avrebbe più significato, perché nella gente c'è una grande simpatia per il mondo anglosassone, per il mondo germanico, e più ordine. Quindi questo fatto di dire partito tirolese, eccetera. Insomma, forse potrebbe raccogliere più consensi. Ma l'UPT, Unione per il Trentino. Ma dico, volete fare l'Unione per Napoli? Oh, cioè, l'Unione per il Trentino, l'Unione per il Trentino, evidentemente che ci sono delle persone che vogliono bene al nostro paese e cercano di fare in modo che le cose migliorino. Ma gli uomini che ci sono in questi partiti, l'un l'altro, esimettimi dal fare commenti sulle persone. Io sostengo che oggi bisogna che la gente si unifichi, non si può più. Si uniscono i comuni, si uniscono le regioni, le province le hanno eliminate. Oggi il sistema tecnologico è talmente avanzato, talmente veloce, per cui non è più pensabile che ci sia il comune che ha l'anagrafe, quell'altro che ha l'anagrafe, 220 anagrafe per 450.000 abitanti, robe da matti. Allora il fatto di fare, qui ci potrebbe essere una differenza, ecco, magari il PAT può dire lasciamo i comuni piccoli, eccetera, e gli altri dicono no, lasciamo i comuni grossi, ma sono fregati dalla tecnologia, perché il PAT può pensare in un modo, ma sarà la tecnologia che li costringe a mettersi assieme, perché non è più pensabile che il comune di Cavizzana abbia l'anagrafe sua, col suo server sarebbe quella macchina che contiene tutti i dati del computer. Sono costretti anche perché non ci sono soldi e la gente è molto meno disposta, compreso il sottoscritto, a pagare le tasse. Uno l'altro giorno mi ha fermato e ha detto, ci sarebbe in contatto di pagare le tasse. No!
non sono contento di pagare le tasse. Cioè questo tipo di tasse, quando non mi si dà un resoconto preciso o quando si adoperano i miei soldi come i fustato, i soldi di quelli cosa, vuol che sia, ma mai a fuori che è lo stesso stato. Non importa nulla.